Una cifra vicina a 211.000 euro distribuita a vantaggio della comunità. È questo il più che lusinghiero risultato di FM Casalmaggiore presentato nell'assemblea dei soci. Un risultato ottimo per un'azienda seguita dal presidente e amministratore delegato Marco Ponticelli. La FM nel corso dell'esercizio 2021 ha registrato ricavi lordi complessivi pari a 3,2 milioni di euro, in crescita del 4,2% rispetto al 2020. Nel 2021 è stato registrato il fatturato aziendale più alto sin dalla nascita dell'azienda. Il risultato d'esercizio è invece positivo per 153.000 euro, con un aumento del 17% rispetto a quanto conseguito nel 2020. Il 2021 è stato dunque l'anno della ripresa, con un mercato italiano della farmacia che ha registrato ricavi in crescita del 3,4%. Soddisfatto il sindaco di Casalmaggiore, Filippo Bongiovanni. Ringraziare assolutamente il presidente Marco Ponticelli con l'intero CDA, Francesca Storti, Federico Quaroni, tutte le farmaciste e soprattutto la popolazione, cioè coloro che si servono come clienti della farmacia comunale, perché un euro speso nella nostra farmacia è un euro che poi va a vantaggio di tutta la comunità. La FM infatti ha distribuito durante l'anno risorse pari a 211.000 euro come diciamo ritorno sociale tra utili per il comune e sponsorizzazioni varie di vari eventi, manifestazioni comunque di livello comunale sulla popolazione, sulla città. Nel dettaglio sono state erogate risorse pari a 211.000 euro, di cui dividendi per 83.000 euro e canone annuo per la gestione del servizio farmaceutico pari a 97.000 euro e ancora 18.000 euro di copertura per la perdita gestionale del micronido di quattro case e 13.000 euro di erogazioni effettuate a enti, associazioni culturali, società sportive, scuole e parrocchie del territorio.